Ciao ragazzi, bentornati con il pallino 83 in questa nuova puntata di Assassin's Creed Odyssey. È l'undicesima, ragazzi. Volevo parlarvi del cambio orario. Abbiamo provato a cambiare orari, a fare le live anche di pomeriggio, ragazzi. Il martedì, giovedì, sabato e domenica faremo le live di pomeriggio, ben 4 giorni. Comunque vi metterò la tabellina con gli orari qua a fianco, la potete trovare qua a fianco, e la sera, lunedì, sabato e domenica verranno divise con principalmente Minecraft il pomeriggio, Fortnite e eventualmente altri giochi la sera, forse ogni tanto, no, senza forse, ogni tanto faremo anche delle live a sorpresa il venerdì, dipende dagli impegni. Io direi di andare avanti, ragazzi, tanto qua il gioco lo conoscete. Oh, oh. C'è un mercenario, ragazzi, là. Grillo chioma di servizio. Devo andare un attimo qua, ragazzi, devo capire che livello è. 8. Ok, si può farlo. Se lo possiamo spazzare via questo qua, ragazzi. No, sono una cavolata. Però è forte sto qua, ragazzi, anche se è livello 8. No. Ma perché non mi dà l'abilità bonus? Ma perché non mi dà le schivate? Ragazzi, scusate la concentrazione a alti livelli qua, ragazzi. Ma... sì, è andato, ragazzi. Se l'ho fatta, scusate, ma... E dov'è il corpo adesso? Il corpo? Uè. Perso. Non so cosa dire, sparito. Ok, vediamo, contratti. L'ira e suicidi sono dati a Tegnesi e Megarid. Ok, peccato non ve la fate. Penteco. Io, prima di andare a fare la missione principale, direi, volevo fare questa, ragazzi, ve la ricordavate, non so. Ok, distruggi le Penteconterre spartane in tutta la Grecia. Ok, cos'è la Penteconterre? Time out. Andiamo a vedere cos'è la Penteconterre, perché ragazzi... quindi no, non mi interessa, ragazzi. Allora, cambiamo missione. Semplice, ragazzi, quindi andiamo a fare...
dire di Sparta è quella dei soldati, io direi di andare, questa qua è quella dei banditi. Ok, direi di andare a fare questo, ragazzi. Eh sì, è l'unica. Ok, andiamo. Devi solo appollaiarti da qualche parte, eh? Ora il capo è vulnerabile, ok. Chiamiamo Stolos. Todo in Stolos. Io direi ma e quelli chi sono? Oh ragazzi, andiamo a vedere un attimo chi sono questi. Ma sono amici. Ok, andiamo. Ho rischiato di far fuori amici, sono. Ma questi qua sono amici o nemici? Io provo, ragazzi. Tempio di Apollo. Sono qua. Ma che cavolo sto facendo? Scoperto, aspettato ragazzi. Dai, vai giù però. Ok. Ripulito. Richiamiamo Todos. Todo in Todos. Il mio amico. Ok, andiamo giù di qui. E qua. Vabbè, dai, basta. Un ateniese. Il cagnolino? No, non attaccare me, attacca loro. Bravissimo. No, attacca loro. Basta! Mamma mia, quanti cani, lupi! Cani, scusate, lupi sono questi. Te ne vuoi, scusa, lupetto, caro, eh? Ok, vediamo. È arrivato un mercenario, mi sa, ragazzi, sì. Sto affettando come un salame, vecchio. Sei tu che sei venuto contro di me? Tu stai qua almeno. Non sparirmi. Oh boh. Infatti ho trovato anche dei loot un po' luttoso, strano.
nuovo livello, subito nuova abilità, ragazzi. Inventario, vediamo cosa c'è di inventario. Una mazza, ovviamente, non mi interessa una mazza. La mazza non mi interessa una mazza. L'arco, certamente che lo voglio, livello 10, non c'è nient'altro. Abilità, io direi facciamo questo, ragazzi, modalità cecchino, quindi triangolo, ok, ci sta. Taglio, attenzione dei cacciatori di taglio, ci serve una cosa della taglia sulla tua testa. Io qua posso entrare dentro così? La capitale, Megara. Se c'è un luogo in cui cercare il capo, è qui. E io posso venire dentro così qua? Ok. Ho sempre avuto paura a venire qua, perché pensavo... Invece posso venire dentro così? Ma perché? Posso venire dentro così? Posso? Posso? Vattene subito! Voglio stare attenti. Troppi sono. Ti uccido! Fatto l'ennesima cavolata, ragazzi, vabbè. Tomping! E ragazzi, andiamo. Dire di... Ah, ok, ho fatto la missione, ragazzi, ok. Ho capito adesso cosa ho fatto. Dei babaleo, vieni qua. Cos'è? Sì, cos'è? Cos'è? Vieni a vedere cos'è. Che ti mostro subito che cos'è. Pum! Portiamolo qua. Stai qua con i tuoi amichetti. Carissimo mio Pinocchio. Bene. Mi fa ridere, ragazzi, poi lui, guardate dove si nasconde. In un cespuglio di rose e riesce anche a nascondersi, oh. Casa del capo, ok, qua, ragazzi, che devo andare. Qua ci sono tutte le robe. Chiamiamo questo, ragazzi. Potremmo anche... Vabbè, abbiamo ucciso, ok. Cosa stai succedendo? Ragazzi, faccio così, questo lo lasciamo qua. Andiamo su a prendere quello. Ok, ce l'ho fatta, ragazzi, ripulita tutta la zona, mamma mia, che sono un maestro, eh.
Aspettiamo un attimo a vedere se questo qua viene dentro, ragazzi. Mi fa voglia perché sto andando per di qua, ragazzi, vediamo se riesco a intercettarlo da qua. Ho fatto un po' di male ai civili, vabbè, non importa, ragazzi. Non mi interessa. Vieni qua dentro, dai. Non facciamo più male. No, cagnolino. Stai in parte. Fatti gli affari tuoi. Io e il tuo amichetto qua stiamo discutendo di una sana cosa su chi deve portarsi a casa. Ti sto affettando anche te come una fettina di salame. Vieni a parlare. Confermo uccisione. Ah, perché potevo... Cos'è che ho appena preso? Cos'è che ho appena visto, ragazzi? Quindi, ragazzi, come dicevo io, esiste anche la roba oro leggendaria. Fico. Come luccica? Direi che luccica sì. Anche questo avevo, ragazzi. Alexios sta diventando 9, 141 spada. Io così proviamo la spada. Proviamola. Ok, quindi andiamo a uccidere il capo, ragazzi, basta. Localizziamo il capo. E mo ce lo facciamo. Bestia è dall'altra parte della città, ragazzi. È dall'altra parte della città, guardatelo là. Oh, è arrivato un altro mercenario, ragazzi, qua sotto. Callisto, livello 10. No! Che botte, ragazzi! Che botte che mi sta dando! Parato. 1140, ragazzi, ma quanto danno faccio? No, non sta neanche a provarci. Oh. Cosa ho appena... ragazzi, questa puntata qua sto facendo l'inventario nuovo. Oh, che bello, 170.
18 DPS. Certo che la voglio, certo che la voglio. Buono. Ah, mercenario, aspetta. Vediamo come siamo in classifica mercenari, ragazzi, siamo... Detto l'amico... Ma siamo già rango 8. No, perché, pallino, perché? Precedente. Sconfitto, sconfitto. Ah, quindi ci sono vari... Ah, me ne manca uno, non scoperto, del rango 9. Del capo. Krotos? Todo. Viene qua, Krotos. In todos. Ma lui è dappertutto. Krotos, stai attento al signore, dai. Non fare il maleducato. Il capo è qui. E tu sei chi? Questo qua era un mercenario, secondo me. Piff. Per fortuna, ragazzi, che non sono andato a rompergli le scatole, ok? Il capo è questo. Ora che il capo degli Ateniesi è morto, devo tornare da Stella. Mi sa che ho fatto... Boh. Sono un po'... in dubbio perché... Ma c'è troppo da facile, ragazzi. Ah no, si ruba quella cassa, ok, lasciamo stare. Ma cosa ci fa l'orso qua? E questo qua chi è? E che è chi lascia la leggenda? Andiamo a vederlo anche questo, ragazzi, sto beccando tutti qui mercenari da paura. Dove cavolo è questo, ragazzi? Tocca addirittura un rango 4, abbiamo incrociato, ma non era lui. Un po' lento a caricare, ragazzi. Questo. Oh, eccolo qua. E che chiasse la leggenda. Oh. L'abbiamo appena incrociato, ragazzi. Zitto, molto destra, molto. Ecco, è come un motorino, no? Il ciao. Che in salita fa fatica, appena va in discesa. Nessuno. State tranquilli. Sento re. Ho ricevuto buone notizie dai miei comandanti. Che cosa mi dici? Il comandante Ateniese è morto. La Megaride è pronta a cadere. Bene. Il lupo ha ordinato l'attacco. Sono lieto che tu sia qui per unirti alla marcia verso la gloria. È un onore. Sono fiero di combattere con te. Sì, ti sei guadagnato il tuo posto. Vinceremo per Sparta e per il lupo. Vieni, dobbiamo raggiungere l'accampamento avanzato. Sono io pronto? Sono pronto. Seguimi. Dobbiamo prepararci per lo scontro. Ah, ok. Se andavo per di là, forse. Parlami del mio. È un gran uomo. Porterà no, Sparta no. Alla vittoria. Che tipo di uomo è? Come padre? Ammirevole, forte, premuroso, ma certe volte. Cosa? Niente, è solo. Ti dai scuracciate? Guardo assente, sembra profondamente triste. Ci credo. Lui è il generale di Sparta, ma è pur sempre un uomo. Nessuno vive una vita senza lui. Andiamo qua? Ah, ok. Era l'accampamento di prima, ragazzi. Hai visto? Non te li ho toccate, sono tutti qua. Chi è quello? Marpasia la coraggiosa.
Andiamo a vedere anche questa qua chi è. È una più forte di me, giustamente. No, perché? Che signore. 40. Ah sì, proprio una. Proprio una signora quella. Vabbè. Quella è anche un po' già arrabbiata anche, mi sembra. Sto qua con voi, ragazzi. Sarà una battaglia diversa da ogni altra a cui ho preso parte. No, quanto pare uno dei nostri ha fatto capire. Sei pronto a fare a pezzi gli ateniesi? Certo. Battaglia di conquista. Quando la potenza di una nazione è bassa, puoi affrontare una battaglia di conquista. Sia Atene che Sparta offrono oggetti formidabili per la vittoria della battaglia di conquista. Difendere una nazione è più facile, ma offre ricompense minori. Attaccare una nazione è più difficile, ma offre ricompense maggiori. Ci sta. Alla battaglia. Sono pronto a combattere. Ah. Spediamo questi ateniesi nel nave. Ok. C'è fuoco amico, peccato ragazzi. Che belle queste battaglie, mi piacciono. Come quella all'inizio gioco, ragazzi. Ah, ok, quindi. Olimpico. No, non dobbiamo mollare, no ragazzi, avanti tutto. Devo far tutto io, c'è. Non riuscite a buttare giù Cefeo, ragazzi. Ma continuano ad arrivare o? Continuano ad arrivare, mi sa, quindi è meglio che andiamo direttamente col capo nemico, ragazzi. Ma qui stanno là a far che ciao Lisanio. Vittoria. Buono, soldati uccisi 26. Una strage ho fatto, ragazzi, una strage. Il lupo richiede la presenza del mercenario. Saremo da lui tra un attimo. Con tutto il rispetto, ma vuole vedere il mercenario da solo. Cosa? Ho detto che il comandante vuole... Ho sentito quello che hai detto. Solo non capisco il motivo. Sono gli ordini, signore. Va bene. Di già? Sembra proprio che debba occuparmi di altre faccende. Quindi adesso posso andare su. E no che non chiudo quella puntata, ragazzi. Mettiamo su i stivali nuovi. Elmo del campione ateniese, figo. Il lupo affronta. Ok, mettiamo su il caschetto nuovo. Mettiamo su anche i stivaletti nuovi. Meglio, mi sa che ne avrò bisogno. Ok, abilità, perché ho abilità, ho fatto il livello 11. Sul serio, non sono neanche accorto. Tieni premuto per caricare, rilascia quando carico. Ok, attacco pesante caricato. Ok. Sì. Ero livello 11, ragazzi, sì. E non mi ero accorto. Grazie. C'è un mercenario là sotto, ragazzi, spero che devo andare a vedere. Astrapio l'esiliato. Se è quello che mi manca di qua, sì, è quello che mi manca di qua, ragazzi, quindi devo andare a farlo. Ci siamo. Ma che cosa gli dico? Lato. Stanco questo. Oh,
Perché si sono arrabbiati con me? No! Non ho capito bene perché si è arrabbiato con me. Perché si sono arrabbiati con me sti qua? Qui ho quello dal papà. Papino, aiuto! Stai calmo, Alexios. E così sei il campione che ci ha fatto vincere. Dimmi il tuo nome, eroe. Così posso accoglierti come un vero guerriero. Kaire, padre. È passato molto tempo. Impossibile. Ti ho visto cadere. Non sono caduto. Sei stato tu a gettarmi verso la morte. Ho compiuto il dovere di uno spartano. Me ne sono fatto una ragione. Dovresti farlo anche tu. Tu eri mio padre. Il tuo dovere era proteggermi. Eri un incosciente. Mi hai costretto a farlo. Ho provato a proteggere mia sorella quando tu non lo hai fatto. L'oracolo disse che Cassandra doveva morire. La sua parola è legge, lo sai. Non puoi più nasconderti dietro al tuo senso del dovere. Basta! Non posso cambiare il passato, Alexios. Vivrò e morirò da spartano. C'è una ricca ricompensa per il mercenario che ottiene la testa del lupo. Per questo sei qui. Oh, signore. Mio papà? Hai evitato il passato abbastanza a lungo. Ora dovrai risponderne a me. Anche se meriti di morire, non esiste onore nella vendetta. Affrontare i fantasmi del passato, padre. E questo è un destino peggiore della morte. Bravo! Avevo un compito e ho fallito. Ho fallito nel proteggerti. Nel proteggervi entrambi. Amavo te e tua sorella come se foste figli miei. Ma in realtà non lo siete. Hello darkness, my old friend. Che vuoi dire? I've come to talk with you again. Questa è una domanda. Because a vision softly creeping. Aspetta. Left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound. Hey, very beautiful. Of silence. Va a cercare il mio onore. Restless dreams I walked alone. Attento ai serpenti tra le erbe. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared. Parla con Barnaba. Barnaba chi è, ragazzi? Non mi ricordo più. Ehi, la spada eccellente. Ottimo. Ma pensa ancora. Ok, devo portare il casco come se. Ok, devo andare all'imbarcazione, però adesso io ho quelli che saranno, no, incavolati neri,
di più. Però io comunque, ragazzi, io chiuderei qui questa puntata, ragazzi, la chiuderei qui, mi accontenterei. Siamo riusciti a scoprire che lui non era mio papà. Troppi shock in questa puntata, troppi shock. Ucciso il capo ateniese così facilmente che ci sono rimasto male. Abbiamo fatto fuori una strage di mercenari che non me l'aspettavano e boh, li abbiamo mandati nell'Ade e una decina. No, ce n'è un altro qua che sta in arrivo, ragazzi. Chi è quello? Livello 11. Il cercatore di emozioni. Che nome? E sta venendo anche qua, ragazzi. Ragazzi, due minuti. Che strano, dove sarà finito? Ricerca di emozioni. Vabbè, dai, diamogli questa ultima emozione qua al signorino. Diamogli queste emozioni, ragazzi, che forse è veramente alla ricerca di grandi emozioni anche lui. Sei lento con quell'arma là. E beccati questa ondata di emozioni, vecchio. Ok, è andato anche lui. Ok, elmo. Non chiudiamo più sta puntata, ragazzi. Andiamo a mettere sull'elmo. L'elmo nuovo. Che figo. Sempre più figo Alexios. Mercenario. Andiamo a scoprire il nuovo mercenario, ok. Sconfitto. Uccido il divoratore. Uccido. Questo guardo io, ok, sono io, e sconfitto. Ah, si è testa. Mi fa ridere vederla così, ok, ragazzi. Ok, ragazzi, adesso veramente vi saluto. Vi ringrazio per essere stati con me, anche con questo piccolo bonus. Un bacione, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, ciao!